È un mondo di finzione. In questi 4 anni l'inflazione è scesa dal 16 al 4%, ma per la gente che fa la spesa in supermercati come questo, cosa è cambiato concretamente? L'inflazione è una brutta malattia. Quando galoppa al 20% l'anno si mangia 200.000 lire su di 1 milione. Noi l'abbiamo guarita con vantaggio dei conti delle famiglie. Partito Socialista Italiano. Cresce l'Italia. Davvero quasi una magia quella che ci ha fatto venire qui oggi tutti insieme, e non siamo soltanto noi qui, ma siamo anche collegati con 3 altre città nelle cui piazze ci sono moltissimi altri. Chiedimi tutto! Adelaide, domenica prossima vota comunista. Di cosa abbiamo paura? Dei virus, microorganismi che non riusciamo neanche a vedere. Un film comico. Questo è il mio mestiere, fare il clown. Oggi il clown non vi farà ridere. My mother who cry in the TV when she... Venite presto! Aiutatemi! È la catastrofe! È il mondo! Basta. I capitalisti devono continuare, devono cominciare a fare i capitalisti con i loro soldi. Non con i soldi dello Stato. Quelli lì sono i veri comunisti! Questo, la mia curiosità è, Salvini, ma tu esattamente quando lavori? Cioè ti spiego, domani, tu sei... Se domani ho la commissione INTA, dove viene un esponente del ministro Calenda per parlare di quello che ha fatto il governo, io ci vado... Perché l'Africa è il futuro, è la terra promessa. Non ti crea delle, come dire, delle contraddizioni secondo te il fatto che fino a qualche anno fa qua chiedevano l'indipendenza della Patania per staccarsi da un sud che era troppo arretrato secondo loro? Beh, comunque si può cambiare opinione. Inutile che vi lamentate, capito? Che ogni volta dite, oh, ma quel bastardo mi ha tradito! Aggiungono i fagioli ammollati, si aggiunge acqua, rosmarino, una patata, perché serve a dare amalgama e amido. Solo col passare dei minuti si capisce cosa davvero sta accadendo, l'entità del disastro che ha colpito il gigante dell'acciaio. Crollano un capannone all'imbarco prodotto in Torre del Faro, crolla il camino delle batterie 1 e 3. Ambulanze, pompieri, forze dell'ordine si precipitano sul posto, mentre si apprende che 4 operai scaraventati giù dalle gru sono dispersi in mare. In questo momento c'è appena stata un'altra esplosione, laggiù si vede del fumo. Uno scoppia l'ossigeno, l'ho detto, non sappiamo che cosa. Ci sono feriti, no? Stanno mettendo in sicurezza l'impianto. Stanno evacuando. Andate. Sembra che ci sia stata un'esplosione nell'area dell'ossigeno. Le notizie sono ancora confuse. Comunque si sta evacuando l'Ilva. Vedete operai che escono a piedi laggiù, macchine, colonne di persone che se ne vanno dallo stabilimento perché tutta l'area è in pericolo. Chi sono gli impresentabili? Per me impresentabile è l'onorevole Rosaria B. Lei insomma non aveva impresentabili nel... Non so se è chiaro. Quindi cominci la signora in questione a riunire la commissione, che non è stata riunita. È stato un suo atto monocratico, un regalo che mi ha fatto prima della campagna elettorale e mal gliene in colpa.
Ma lei riprovera alla Bindi che ha mal applicato quel regolamento, al di là della io dinamica. Io riproverò alla Bindi la sua esistenza, per la verità. Questo... Ma diciamo. Però non che è correlabile l'esistenza, diciamo. Per quello che mi riguarda, per quello che mi riguarda, è un atto di una scorrettezza e di una gravità unica, al di là di tutti i regolamenti. La nostra iniziativa non nasce a supporto del PD, non nasce con l'alleanza predeterminata nei confronti del PD. Italiani, che cosa deve dire? Che vogliamo fare l'alleanza col PD, ma questa cosa non esiste. Per la semplice ragione che un'iniziativa di questo tipo ha, deve avere una vocazione maggioritaria. Deve cercare di prendere la maggioranza. Non la prende, ragazzi, se non la prende lo vedremo. Bagascia. Questi ricercatori, l'obiettivo a portata di mano è quello di accrescere nel prossimo futuro la prospettiva di vita fino a 125 anni. Tu che volevi spagliarmi? Per dimenticarmene, nel nostro prossimo governo ci sarà una novità importante, quella di un ministro e di un ministero dedicato a voi, il Ministero della Terza Età. Li abbiamo visti appollaiati sui trespoli il Di Battista, il Luigino Di Maio e il Fico. Ecco, Luigino Di Maio il Chierichetto, Fico il Moscio ovviamente, e l'emergente Di Battista detto Dibba, il Gallo Cedrone, diciamo, ognuno ha trovato adesso il suo ruolo in commedia. Sono tre mezze pippe. Il governo sta pensando di rendere obbligatori i vaccini per chi va a scuola. Perché non li rendono gratuiti? Perché non li rendono gratuiti? Anzi, questo è quello che chiediamo alla Lorenzin, dato che fanno, secondo me, anche speculazione attaccando il Movimento 5 Stelle su una roba che non c'entra nulla. Ma lei è d'accordo o no? La nostra proposta è vaccini gratuiti. Sì, ma obbligatori? Gratuiti, se vuoi, per noi, sì. per me, tra l'altro di questo sono sicuro, sì. Se vuoi ampliare la fascia delle persone che si vaccinano, quindi per contrastare delle malattie, la gratuità del vaccino è più importante dell'obbligatorietà del quindi vaccino. Quindi non siete d'accordo con l'obbligatorietà? Quindi vogliamo il vaccino gratuito, perché lì questo è il punto di caduta, sì, per un sistema. Però, mi scusi, il vaccino lei non gratuito. Sta rispondendo alla mia domanda. La cameriera, arriva sta pizza! Amarescia, io ho detto la pizza napoletana. Ricordarli di nuovo, uno per uno, quei motivi. 1. Ha presenziato nel 96 il matrimonio della figlia del boss mafioso Croce Napoli. 2. È stato l'artefice del famigerato Lodo Alfano, una legge dichiarata incostituzionale che prevedeva la sospensione di tutti i processi penali per le 4 più alte cariche dello Stato, legge ad personam per il condannato di Arcore. 3. L'11 marzo 2013 da ministro dell'Interno occupa abusivamente le scalinate del Tribunale di Milano manifestando contro un processo in corso, il processo Ruby. 4. A sua insaputa, forse, vengono rapite una bimba e una mamma e rispedite in un paese dove comanda un dittatore. Non si accorge di una vera e propria deportazione illegale, illegale perché il Viminale era perfettamente a conoscenza dello status di dissidente del marito della signora Shalabayeva e dei pericoli che avrebbero corso in caso di espulsione. Oh, Cecilia, sorry for the delay, no. Sorry. You're caught in traffic. No, the wind. Oh, yeah, okay. Welcome. Ambassador, hello, how are you? Stabilisci tu la... Buongiorno, salve. Buongiorno, salve. Bene, grazie. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria telefonica. Che in Italia oggi ci fosse tanta povertà, tanto bisogno delle cose essenziali. Ero qui nelle Marche, che è la mia regione, quando ho saputo di questa tragedia e non potevo non venire qui a Civitanova. È una tragedia che ha sconvolto il paese
e a me ha colpito particolarmente per una cosa che credo sulla quale dovremmo riflettere, cioè il senso di vergogna a chiedere aiuto. Lo Stato agli stranieri gli danno i soldi, gli danno i casi, gli italiani li buttano per strada. Ore 22, stazione Termini, Roma. Lamberto ha 62 anni. Due anni fa ha perso il lavoro. Oggi dorme per strada alla stazione Termini di Roma. È tra gli oltre 6 milioni di poveri in Italia, un triste record in Europa per il nostro paese. Neanche la Grecia ha un numero così alto di persone in difficoltà. Visto che lei parla tanto, mi dica una cosa, mi dica dove sono le bugie. Io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. Mi dica dove sono le bugie. Enrico, stai sereno. Nessuno ti vuol prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo. Mi dica una cosa, mi dica dove sono le bugie. A proposito, dopo le cose sobrie che ho detto di Marini, nessuno dirà più che Renzi vuol fare carriera, vuol fare presidente del Consiglio, vuol farsi incaricare dal capo dello Stato. Me le dici le bugie, cortesemente? Pazzo, chi si lei da non Monti? Vorrebbe governare questo paese, non vorrebbe fare presidente del Consiglio. Passando dalle elezioni. Mi dica le bugie che abbiamo detto. I primi che devono togliersi i privilegi sono i parlamentari stessi. Me le dice le bugie, cortesemente? Il finanziamento pubblico ai partiti va semplicemente abolito. Mi dica le bugie che abbiamo detto. Oggi leggevo che il governo è ripartita la discussione se mettere o no 8,5 miliardi di euro per il ponte di Messina. Ma li mettono nelle nostre scuole, gli 8 miliardi che devono mettere, li mettono per un'edilizia scolastica che non è degna di un paese civile. Mi dica dove sono le bugie. Che non ho trovato un solo imprenditore in tre anni che faccio il sindaco che mi abbia detto: caro Renzi, io non lavoro a Firenze o in Italia, non porto i soldi perché c'è l'articolo 18. Nessuno me l'ha detto. Mi dica le bugie che abbiamo detto. E se ne va anche lei. Ma come facciamo a restare? Okay. E ci saranno altri. Lei lascia la politica o no? Sì. Mi dica le bugie che abbiamo detto. Ma lei, se il referendum non passa, lascia la politica anche lei? Oh. La risposta è sì e spiego anche perché. Non lo dite. E ti spiego il perché. Si tratta di essere seri. Mi dica dove sono le bugie. Tolgo l'alibi a chi pensa tanto stiamo lì fino al 2018 perché pensano alla propria sedia. Io non penso alla propria allora. Sedia. Thank you.